Dall'individuo che sceglie. Secondo San Paolo, Romani 8, 28, Giovanni 1, 13, 2 Corinzi 3, 17. Il libero arbitrio si manifesta in tre campi: rispetto al peccato, rispetto alla morte, rispetto alle leggi umane. Per Sant'Agostino, il libero arbitrio è la libertà di scelta concessa da Dio ad ogni essere umano. Commento. Secondo i maestri immateriali, il libero arbitrio non esiste. Esiste una libertà relativa che è tale perché è condizionata dalle limitazioni, cioè dall'evoluzione dell'individuo che sceglie.